che nel senza invece sparisce. Nel senza c'è quella tristezza che non è quella della dolcezza autunnale, che non è neppure quella di immaginarsi alla fine della giornata col vuoto dentro, è peggio, è quell'indurirsi, quell'incartapecorirsi, quel vedere dentro di sé una secchezza che non ci dà più la possibilità di sorridere. È un po' come quando nell'amore dei genitori verso i figli quando sono piccoli li vediamo, è un'esplosione continua, una sorpresa, e poi fateci caso per chi è genitore, a poco fa capolino, fa guado, sapete che cosa? La stanchezza, l'indifferenza, capita nei migliori amori, figuratevi se non può capitare in quella meravigliosa scatola d'amore che è l'amore dei genitori verso. Devo dire che io non sono in grado di fare un'analisi così profonda dell'amore come ha fatto Pietrangelo. Certo è che quell'amore di cui noi parleremo oggi, immagino che sia soltanto quello che dedichi all'altra metà del cielo, ma anche quello insomma, che ti porti appresso, l'amore del prio, prima di tutto sono una figlia, poi sono diventata una sorella, poi una zia, poi eventualmente una fidanzata, una moglie, speriamo una madre, che Dio mi abbia in gloria, anche se sarò una puerpera attempata, perché tu sai che dopo che 35 anni sei un figlio, nella carta clinica scrivono puerpera attempata, c'è qualche puerpera attempata qua, è molto amaro il tempo che saremo, è quello che io ho conosciuto, però non è quello di mia madre, è quello dei miei genitori, di mia madre in modo particolare. Ed è quello che vorrei, che spererei di poter condividere con chi ho accanto, quello per i miei nipoti, però anche quello è abbastanza senza confini. Se diventi zia prima di diventare madre, i bambini diventano, questi bambini diventano una fonte d'amore che chi è madre non può riconoscere. Io ancora che ti fa temere quello che potrebbe succedere, sì, decisamente aiuta a pensare che più che sia ogni volta la prima, non vivere nel terrore che possa essere l'ultima. Questo è tutte le cose un po' della vita, devo dire, e questo ti mette nelle condizioni di ogni volta che fai una cosa di farla meglio che puoi, di modo che poi se le cose non vanno come desideri, almeno non hai niente da rimproverarti. Secondo me la coscienza che morde per le cose peggiori che può succedere, devo dire, in qualsiasi ambito. Io ricordo tutte le mie prime volte, la mia prima volta su un palco, la mia prima volta in TV, la mia prima volta con qualcuno accanto su un palco, la prima volta in teatro, anche perché ho una memoria inutile, cioè io ho un sacco di dati nella mia testa, mi ricordo tutto, mi ricordo che odore c'era, come ero vestita, chi era davanti a me, chi mi ha accompagnato, chi ha riso, chi non ha riso. Poi io ho cominciato con una delle cose con maggiore immediatezza nella percezione della risposta, cioè io sono salita sul palco per far ridere, te ne accorgi, cioè te ne accorgi se fai ridere o se non fai, perché se la gente ti guarda tipo cane di marmo, quando tu hai da fare un pezzo comico te ne accorgi. Io l'ho provato, ho provato nella mia vita a fare, insomma, andare a fare spettacoli di cabaret anche in luoghi dove non c'era l'attenzione maggiore che si può dedicare a chi è sul palco, cioè questo che state regalando oggi a noi, cioè che il silenzio, che l'ascolto. Io ho fatto spettacoli dove, vi assicuro, potevo anche darmi fuoco sul palco, che non avrebbero neanche chiamato i pompieri, perché non si sarebbero accorti. Cioè tipo pizzerie, ristoranti, dove eri mentre tu facevi il pezzo ti sentivi un due margherite al 12, cioè te lo ricordo. Questa sera volevo sapere se il senso dell'umorismo è esaltato dalla presenza o dall'assenza dell'amore, cioè meglio essere single per essere più, per trovare così lo spirito giusto? No, per essere simpatici non credo che serva avere un marito o non averlo. Quando diventa un mestiere è un po' più complicato. Se il mio umorismo fosse legato al mio stato sentimentale o al mio benessere, ti assicuro c'era molto di peggio che potesse abbattermi tutto questo tempo. Il mio umorismo va di pari passo col mio equilibrio, non con il mio stato sentimentale. Senti, una definizione dell'uomo ideale? Aiutaci, tu che sei una regina degli aforismi. No, questa mi chiede una battuta e non ce l'avrei. No, a 38 anni dico che non esiste un uomo ideale, ma un rapporto ideale, e io ce l'ho. Bravo, complimenti, grazie.